Piero Piras è il maniscalco, l'artigiano che esercita l'arte della mascalcia, ossia del pareggio e ferratura del cavallo e degli altri equini domestici come l'asino e il mulo. Storicamente l'arte del maniscalco si sovrapponeva in parte a quella del fabbro. I ferri venivano infatti forgiati al momento e su misura, secondo le necessità dei cavalli. Attualmente l'ampia disponibilità commerciale di ferri di cavallo già pronti rende inutile il loro confezionamento, ma è comunque richiesta una certa competenza nella lavorazione del ferro per i necessari adattamenti che vengono attuati a freddo o a caldo con i tradizionali attrezzi del fabbro. L'atto dell'adattamento e dell'applicazione del ferro non esaurisce il compito del maniscalco. Infatti, una importante fase della ferratura è il pareggio, che consiste nell'asportazione dell'eccessiva crescita delle varie parti dello zoccolo rivolte verso il suolo. In questa fase Piero ci mostra il taglio dello zoccolo. Questa operazione, pensate, si rende necessaria ogni 60 giorni. Maniscalco non ci si improvvisa. Al massimo al cavaliere esperto è concesso di ribattere un ferro allentato o di fare una rimessa in situazioni d'emergenza, ma nulla di più. Un semplice chiodo malmesso in primo luogo può provocare del dolore fisico a cavallo e poi lo può rendere inutilizzabile per lunghi periodi di tempo. È comunque doveroso che chiunque abbia a che fare in qualche modo con il cavallo abbia anche delle nozioni minime riguardo alla mascalcia. Tutte le operazioni che riguardano la ferratura vanno svolte in un ambiente tranquillo, lontano da rumori, correnti d'aria e dal passaggio di altri cavalli. Il cavallo va legato con un nodo di sicurezza o, se è un soggetto particolarmente difficile, ai due venti. Inoltre, la presenza del proprietario del cavallo è sempre opportuna durante tutte le fasi della ferratura. Non te ne intendi, Io voglio fare la mia. No, dopo l'uomo, dai. Tu sai che sta fatto il popolo. Ma questo mi vede. Un fabbro è una persona che crea oggetti di ferro oppure di acciaio, utilizzando a questo scopo attrezzi a mano per martellare, curvare, tagliare o comunque dare forma al metallo quando questo si trova in uno stato non liquido,
Solitamente il metallo viene riscaldato fino a farlo diventare incandescente e successivamente sottoposto alla lavorazione di forgiatura. Questo tipo di lavorazione è stata una delle prime tecniche utilizzate per la lavorazione dei metalli. Alcuni manufatti dei fabbri sono cancelli di ferro battuto, griglie, ringhiere, mensole, sculture, attrezzi, oggetti decorativi, utensili da cucina ed armi. Un fabbro esperto sa realizzare con il minimo impiego di lavoro ed energia prodotti di aspetto piacevole che abbinano talento ed originalità.